pareggio per 1-1 tra Licata e Vibonese nella 25esima giornata del campionato di Serie D. In un Dinoli 8 a vuoto a causa della squalifica combinata dal giudice sportivo per i fatti di Licata Paternò, il Licata di Pippo Romano si presenta in formazione largamente rimaneggiata per via delle varie squalifiche e scende in campo con Valenti, Saluto, Armenio, Ignazzitto, Montella, Riccobono, Sempre Vivo, Vitale, Zarbo, Sani e Pasca. Dall'altra parte formazione tipo per i rossoblu calabresi che schierano Peschechera, Barreca, Caterisano, De Cristofaro, Calzolaio, Calambai, Spanò, Brescia, Marasco, Cosenza, Dadalt. Gara che stende a decollare. Nel primo tempo la prima azione pericolosa arriva al 22esimo ed è di marca rossoblu con Marasco che in tuffo di testa impegna Valenti che manda in angolo. 5 minuti dopo Dadalt ci prova da lontano ma Valenti blocca in presa bassa senza particolari problemi. La risposta delicata arriva sul finire di primo tempo con Riccobono che dalla destra scodella in mezzo per Sani, imperioso colpo di testa dell'attaccante gialloblu ma risposta da campione di Peschechera che nega il vantaggio ai padroni di casa. Prima di andare sotto la doccia, Riccobono in girata spara alto da buona posizione su imbeccata di Vitale. Nella ripresa stesso copione del primo tempo con la Vibonese più incisiva prima e Licata a rincorrere. Minuto 55 Brescia fa venire i brividi a Valenti sfiorando il montante alla sua sinistra con un bolide su punizione dei 30 metri. Vibonese che attacca e trova il vantaggio al 58esimo con Marasco che appoggia in rete di piatto dopo una bella azione corale degli uomini del secondo Corrado. 0-1 Vibonese e palla a centro. Il Licata reagisce e si spinge in avanti. Montella ha una clamorosa occasione al 65esimo ma tu per tu con l'estremo ospite preferisce metterla in mezzo invece di calciare in porta e la difesa libera. Il Licata insiste e trova il pari al 70esimo con Pasca, angolo di Riccobono con Ignazzitto che svetta solitario in area piccola, salvataggio sulla linea di un difensore calabrese, palla sui piedi di Pasca che non perdona trovando il meritato pareggio. A questo punto le squadre sembrano gradire il pareggio. Ultimo squillo all'85esimo ad opera di Vitale, che calcia da fuori ma l'estremo ospite para a terra in due tempi. Secondo pari consecutivo per il Licata di Romano, che raggiunge quota 35 in classifica. Domenica insidiosa trasferta in terra campana contro la Gelbison di Mister Erra.